Allora, ho al mio fianco l'avvocato Raffaele Perri, che è dirigente di questa associazione Le Tre Caravelle. Ci può spiegare questa associazione, avvocato? Sì, io sono il vicepresidente di questa associazione che si è costituita recentemente ad opera di un gruppo di professionisti ed è finalizzata proprio un po' a quello di approfondire le tematiche sociali della società odierna, anche quelle del campo religioso. E abbiamo pensato di presentarci ufficialmente proprio con una presenza di questo grandissimo studioso di San Paolo, che è Romano Penna. La inaugurazione, la presentazione ufficiale avverrà oggi pomeriggio a Cosenza presso il comune. Ci sarà il presidente, che è l'ingegnere Renardi, però io, siccome il professore Penna è stato mio ospite personale qui a Platania, non ho voluto far mancare alla comunità a cui appartengo proprio la sua presenza e il suo verbo. Dove ha sede questa Tre Caravelle? L'associazione ha sede a Cosenza, però è formata da professionisti di tutta la Calabria ed è aperta al contributo anche di altri. È un'associazione, ripeto, giovane, si è costituita non più di 3-4 mesi fa. Un indirizzo molto culturale nelle chiese poi? No, nelle chiese no, un indirizzo di carattere sociale. Soprattutto nel campo di quella che è anche il campo tecnologico, tant'è che il logo delle Tre Caravelle sono le tre vele in cui c'è scritto innovazione, tecnologia e scienza, perché uno dei suoi scopi primari è quello di promuovere la cultura della scienza, la conoscenza delle scienze e soprattutto quello dell'uso e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in alternativa a quella che è la fonte di energia tradizionale. Questo come particolare attenzione, però si occuperà di formazione, si occuperà di orientamento, si occuperà di perché l'avete chiamato Tre Caravelle? Appunto, abbiamo chiamato Tre Caravelle proprio perché Colombo ha scoperto, noi non abbiamo la presunzione di scoprire nulla, però lo spirito di avventura, lo spirito di curiosità, nonostante, come dire, ognuno di noi proviene da esperienze diverse. Io vengo dal mondo della scuola perché ero vice direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, ma adesso non sono più in servizio, però l'ingegnere Renardi è un ex dirigente scolastico, quindi abbiamo cercato il nostro passato professionale di poterlo traspondere per le nuove generazioni, di dare la nostra esperienza e il nostro contributo. I prossimi appuntamenti delle Tre Caravelle quali sono? I prossimi appuntamenti dovremmo fare per Natale un'altra manifestazione che ancora stiamo preparando per quel che riguarda il rapporto tra la scuola e il mondo tecnologico, soprattutto per quel che riguarda il mondo dei motori, perché ci sono alcune società automobilistiche che hanno costituito in alcune scuole proprio delle officine apposte, quindi vorremmo approfondire questo aspetto che è molto importante ai fini anche dello sviluppo lavorativo dei giovani. Poi ci saranno a gennaio-febbraio altre manifestazioni che ancora stiamo, come dire, mettendo in cantiere. Ringraziamo l'avvocato. Grazie a lei.